Come ben sapete, ieri è stata la giornata dei fiocchetti lilla. Ho avuto una serie di problemi per cui non sono riuscita a essere attiva a questi social, ma ci tenevo a non rimanere in silenzio di fronte a questo argomento così importante per me. Tempo fa già avevo registrato un video al riguardo, soltanto che è con la musica sotto, cioè ancora non avevo trovato le forze di parlare. Ad oggi però credo che raccontare la propria esperienza possa essere d'aiuto a tante persone e far capire che uscirne è possibile, che la luce in fondo al tunnel c'è. E anche perché credo che siamo arrivati a un livello di confidenza tale per cui posso mostrarvi quella che è stata la mia del passato e che tenevo nascosta persino ai miei amici e alla mia famiglia. Questa ero io circa in prima media, un sorriso che mi arrivava fino alla luna, solo che poi in costume ha iniziato a sentirsi a disagio, a subire, a soffrire il confronto con le altre ragazze della sua età. Come potete ben vedere, io ero molto diversa. Alle medie iniziano le prime uscite con le mie amiche, i primi momenti, diciamo, di libertà al di fuori del mio nucleo familiare. A nuoto iniziavo a sentirmi sbagliata, a scoppiare dentro quel costume sintetico che mi faceva sentire veramente a disagio, mentre tutte le altre ragazze della mia età sembravano perfette e io ero un po' la pecora nera del gruppo. In realtà ero solo un po' più piccola e ancora non l'avevo sviluppato. Soprattutto a nuoto, crescendo, iniziavo a sentire sempre di più questo disagio. Quindi con le più buone intenzioni ho iniziato a restringere quello che mangiavo soltanto per perdere qualche chiletto e magari sentirmi meglio, non sentirmi disprezzata da tutti. Arriva la terza media e quindi l'arrivo del liceo, il primo liceo. Io ero sempre stata abituata a una realtà chiusa. Dovete sapere che dall'asilo fino alla terza media sono sempre stata con gli stessi compagni di classe, scuola privata, un'unica sezione in cui un po' me la caveggiavo insieme alle altre mie amiche. Perché poi è arrivata l'ansia della scuola pubblica. Nuove persone, nuove ragazze, nuovi ragazzi. Quindi ho iniziato ad essere sempre più determinata nel dimagrire. E almeno lì, in un mondo nuovo, volevo essere accettata. Volevo essere, diciamo, la pecora nera al liceo. Volevo essere notata, volevo essere vincente. Avevo raggiunto un fisico che mi piaceva, cioè stavo bene. Volevo prendere in mano la mia vita, rimanere lì all'angolo a guardare le vite degli altri. Cioè volevo essere fiera della mia vita, cioè prendere in mano il controllo. È arrivata l'estate, i costumi mi stavano meglio, ero felice. Pensavo di poter controllare il mondo perché avevo vinto, ce l'avevo fatta. Solo che poi la situazione è iniziata a sfuggirmi di mano e le carte in gioco si sono ribaltate. Non era più Federica ad avere il controllo della sua vita, ma il disturbo alimentare che invece controllava la sua. Vedere tutti quei numeri scendere sulla bilancia ti facevano sentire vincente, cioè tipo era una dimostrazione tipo ce l'hai fatta, brava. Continuo a punirsi, il senso di fame era una cosa bella, cioè se io provavo fame e non mangiavo mi sentivo gratificata perché, non lo so, è come se io stessi vincendo una battaglia contro non si sa chi. Fortunatamente poi è arrivata la quarantena. Sfortunatamente ci è voluta una pandemia globale a farmi stare un po' meglio. Però, chiusa in casa, tra le mie quattro mura della mia cameretta, da sola insieme alle uniche persone che mi amano veramente, mamma, papà e mio fratello, non subivo il confronto con gli altri, cioè non sentivo il bisogno di dimostrare agli altri che ero perfetta, perché stavo con le persone che mi amavano, perché mi amano in qualsiasi modo. E lì devo dire che ho raggiunto il fisico più bello che io abbia mai avuto. Perché sì, mangiavo bene, mi allenavo, ma stavo ancora male dentro. Però diciamo che con l'aiuto dei miei genitori stavo comunque bene, cioè guardate, stavo bene. Finita la quarantena ero straorgogliosa del fisico che avevo raggiunto. Ho fatto shooting, foto, è lì che ho iniziato a pubblicare tante foto su Instagram e su TikTok. Che poi è tornata l'estate, ritorna l'ansia del costume, l'ansia del confronto con le ragazze. E c'è stata l'ennesima ricaduta perché in questo percorso, cioè non è un percorso lineare, è fatto proprio di alti e bassi, cioè magari c'è un periodo in cui ti senti meglio, ti senti guarita, bene, che ami la tua vita. E poi però, quando realizzi di aver preso peso è il momento peggiore. Che è come se inconsciamente subissi una sconfitta e quindi boom, una ricaduta. La cosa peggiore è che i disturbi alimentari non sono determinati dal peso sulla bilancia, ma è una condizione mentale. Nascondono sempre problemi più profondi, che sfociano poi nell'eccessivo controllo del cibo. Io ho provato, ve lo giuro, in tutti i modi. Nutrizionista, psicologo, sono stata persino ricoverata al Bambin Gesù, c'era proprio un'equipe di medici specializzati nel problema. Nessuno è mai riuscito a farmi guarire veramente, tranne lui. Quando ho incontrato Fede è come se avessi colmato quel vuoto che sentivo dentro. Avevo bisogno di una persona al mio fianco, al di fuori della mia famiglia, che mi desse supporto, che mi amasse così, per come sono. Ho iniziato a mangiare tranquillamente, senza badare alle calorie, perché comunque dalla mia vita avevo tutto quello che volevo. Ora finalmente, dopo 5 lunghi anni, forse anche di più, di battaglia, è tornato il ciclo, il mio corpo è in salute e sono felice. Questo per dirvi che si esce, ragazze, si esce, è possibile uscirne, perché neanche io ci credevo, e invece sì.